Grazie, sarò brevissimo. Mi presento, sono Giuseppe Cleof, professore di diritto e di economia all'ITA di Celano in provincia dell'Aquila. Sono oggi a quota 102, 40 anni di servizio e 62 di età. Tutto parte dal decreto legge 201 convertito nella legge 214 del 6 dicembre 2011, quando l'allora signora Fornero confuse l'anno solare con l'anno scolastico. Io ho compiuto 60 anni il 3 di agosto del 2012, l'anno scolastico termina il 31 di agosto, terminava il 31 di agosto. Stavo a quota 97 e non 96, 97 e 11 mesi. Bene, la signora Fornero doveva essere licenziata in tronco dall'università, se questo è un paese serio, dove un insegnante universitario confonde l'anno solare con l'anno scolastico. Prima cosa. Secondo, il signor Mario Monta, rettore dell'università, avrebbe dovuto vergognarsi e fare il mea culpa, mentre oggi è senatore della Repubblica Italiana. Il Presidente della Repubblica sta sbagliando, perché avrebbe dovuto rimandare tutto alle Camere questo ultimo accenno, non lo ha fatto, ha sbagliato. La Costituzione italiana va applicata, rispettata, ma va anche tenuta nella giusta considerazione da chi la deve applicare. I nostri governanti non conoscono la Costituzione italiana e me ne assumo la responsabilità. Certo. Allora, no, ho finito. Quindi ci troviamo noi a ricominciare l'anno scolastico e io vedo intorno a me signore di 47-48 anni, precarie, non di ruolo, eccetera eccetera, e io devo stare lì con gli alunni. Siccome il mio è un paese piccolo, sono un po' il genitore, perché sono conosciuto da tutti, ma vi dico la fatica che si fa, perché gli insegno varie materie di diritto e di economia. Bene, io dico una cosa: 4.000 persone che vanno in pensione, perché abbiamo fatto l'indagine del MIU, non siamo più di 4.000. Loro, la Ragioneria Generale dello Stato, parla di 450 milioni. Mettiamo a lavorare 4.000 giovani precari che aspettano da una vita, mandando via le 4.000 persone. Dove si prendono i soldi? Dimezzando le indennità di parlamentari e di tutti i consiglieri regionali, abolendo il vitalizio, abolendo l'indennità di fine mandato. Questo è uno scandalo quello che succede in questo paese. Noi, Mario Monti, allora non si è reso conto, ma abbiamo 945 parlamentari che hanno convertito in legge il decreto legge 201 nella 214, i quali dovevano vergognarsi. Ma io dico che molti dei nostri parlamentari, come titolo di studio, hanno la prima comunione, non hanno un titolo di studio. Quindi io vi ringrazio, ringrazio Quota 96 e dico ai sindacati: partecipate, perché abbiamo fatto vari ricorsi, la Corte Costituzionale ci ha dato addosso, ecco i risultati. Non molliamo, non presentiamoci a scuola, facciamoci licenziare. Noi andiamo tutti dal magistrato, vediamo chi ha ragione. Se questo è un paese civile, andiamo alla Corte di Giustizia Europea. Grazie.